Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te dedicato all'uncinetto e vi farò vedere come realizzare questa sciarpettina Infinity in modo molto molto veloce. Difatti il procedimento che porto oggi è davvero molto molto basic, molto facile e soprattutto, come ho detto prima, veloce per via di queste grandi grandi righe. Andiamo subito a vedere che cosa vado ad usare. Ho qui con me la Woolyhawk Sheep, quindi di pecora, 50 grammi per 110 metri. Per la mia sciarpettina io ho qui due gomitoli. Molto importante, quindi se andiamo a prendere questa, sempre due gomitolini sono il colore e il numero 72. E beh, è questo verdolino misto al bianco, quindi molto molto leggero. Abbiamo detto 50% lana e un po' di cotone. E qua consigliano un uncinetto tra il 5,5 e il 6,5, ma io vado a fare un'altra cosa, vado ad utilizzare quello da 12 perché vado a usare due fili. Come detto prima, prettamente lana, poi cotone e un po' di poliamide. Andiamo a prendere i nostri due fili e andiamo subito a fare la nostra sciarpettina. In modo molto molto facile vado a fare intanto lo spessore della mia sciarpa. Quindi che cosa vado a fare? Andiamo a fare un bel cappietto e su questo cappietto andiamo a mettere delle magliettine. Lo spessore della nostra sciarpettina di oggi è di 12 catenelle e quindi vado a fare 12 catenelle con un uncinetto da 12 mm e con due fili. Numero 11 e numero 12. Ecco qui la mia prima riga, il mio spessore, e da qui comincio subito a lavorare. Vado ad eguagliare l'altezza facendo due catenelle, vado a fare un gettato e vado a lavorare all'interno della prima catenella che incontro, ovviamente fuori dallo spessore. Vado poi a lavorare questi tre anellini in maglia mezz'alta. Vado a fare una magliettina mezz'alta per ogni catenella che ho fatto appunto in precedenza, quindi vado a fare in tutto 12 magliettine mezze alte e completo così la mia riga attraverso tutti e tre gli anellini. Vado a fare sempre, vedete, le mie magliettine mezze alte, e questo qui è l'effetto che praticamente ottengo. Ovviamente è un procedimento molto molto facile, lineare, veloce e anche molto conosciuto e molto molto basic, infatti. Perfetto, vado così a terminare la mia prima riga, ultimo gettato, catenella sopra, catenella, magliettina mezz'alta ed ecco qui. Ho quindi fatto la mia prima riga. Come potete notare, data la grandezza del mio uncinetto, vado a fare subito 2 cm, anche un pochettino di più di spessore. Ed è proprio qui che la mia sciarpettina si va a concludere proprio subito, perché appunto inizio a lavorare e davvero fare qualche riga ci fa già arrivare a metà del lavoro. Cosa faccio io per continuare con la mia seconda riga? Andiamo a fare 2 catenelle e vado a lavorare proprio qui, in questa parte alta dove sta attaccata la mia magliettina mezz'alta. Vado a portarlo qua sopra, in questo modo, vedete, passando sotto il singolo e andando a chiudere sempre la mia magliettina mezz'alta, sempre i miei anellini. Gettato attraverso i 3 anellini. E attraverso gli anellini. Vado a fare così, sempre 12 magliettine mezze alte, vado sempre a lavorare all'interno di questo singolo anellino che troviamo qui attaccato sulla mia maglia mezza alta e vedete, questo è l'effetto che ottengo. Ottengo questo effetto tridimensionale, questa piccola treccina che mi va a spuntare da fuori il modello.
no, mi ero persa una magliettina qui, andiamo a riprenderla. Vedete, sono persa due magliettine. Gettato, vado a fare qui, sempre all'interno dell'anellino singolo, il mio ultimo pezzetto, maglia mezza alta. Ed ecco qui, vado così a terminare la mia seconda riga e se vado a girare ottengo praticamente questo effetto qui, questa piccola treccina esterna che appunto si vede molto, molto bene la particolarità di questa creazione. Insomma, vado a fare sempre due anellini con questa modalità qui, due anellini, due catenelle, sempre questa altezza. Io vado a lavorare sempre nell'anellino singolo della riga precedente e andiamo sempre a chiudere in maglia mezza alta. Tac, maglia mezza alta e continuo in questo modo e vado a completare un po' di righe. Io ovviamente adesso continuo un pochettino per conto mio, vado a farmi le mie righe e poi noi ci andiamo a rincontrare per vedere appunto un check del nostro lavoro, per vedere quindi come sta e fondamentalmente andando. Io continuo sempre gettato, lavoro all'interno di un anellino solo, vado a fare il mio, la mia maglia mezza alta, continuo sempre in questa maniera. Sempre magliettina mezza alta. Entro. Maglia mezza alta. Eccomi qui, sono andata molto molto avanti, nel senso che sì, ho terminato la mia sciarpettina. Come potete vedere, allora, si ripropone ovviamente sempre il medesimo pattern. Noi andiamo sempre a vedere queste piccole treccine che compaiono al di fuori, abbiamo sempre questo effetto tridimensionale. E adesso l'ultimo pezzo che ci manca, fondamentalmente, è quello che rende la nostra sciarpa infinity una sciarpa infinity, quindi unire le due parti, le due estremità. E il colore, ve l'avevo detto, è un po' molto basic, quindi non notiamo, insomma, speciali cambiamenti di colore. Abbiamo sempre un colore molto molto simile durante tutta la nostra sciarpettina, però è sempre apprezzabile, molto molto neutro, calmo, che anzi riposa l'occhio perché appunto tende al chiaro, molto molto light. Che cosa vado a fare? Io vado ad infilarmi all'interno degli anellini al di sopra, così, in questo modo. Punto bassissimo. Vado a passare sempre per entrambe le estremità. Vado a fare l'ultimo punto bassissimo, io qui mi ritrovo, come potete vedere, con questo pezzo qui da eliminare, da togliere, quindi lo vado a tagliare. Andiamo a far girare il nostro anellino. Ed è qui pronta la nostra sciarpettina, molto molto facile, molto molto veloce. Una cosa che non vi ho detto, ad un certo punto avevo praticamente esaurito i miei gomitoli, anche se ero partita con due, e quindi ne ho dovuto aggiungere un altro che però mi ha soltanto fatto guadagnare qualche diciamo centimetro in più, perché alla fine non l'ho fatta più lunga di così, ma la lunghezza che avevo scelto era decisamente troppo corta e quindi magari vi consiglio di avere appunto due gomitolini in più. Detto ciò, però, vi faccio vedere, esatto, bella spessa, perché appunto abbiamo scelto, abbiamo utilizzato due fili assieme, abbiamo sempre usato un uncinetto da 12, quindi tutte le nostre, insomma, tutti i nostri anellini sono un pochettino più spaziosi. E beh, a me è piaciuta tantissimo e spero davvero che sia piaciuto anche a voi, e se così fosse, io vi invito
a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video e delle nuove idee. Ciao!